stiamo preparando nella Quaresima a meditare su quel momento così tragico, così importante della vita di Gesù, la sua crocifissione, la sua passione. E allora vogliamo scoprire che in quel momento Gesù ha vissuto tutte le frasi del Vangelo. Quel momento lì è il riassunto di tutto il Vangelo, è il riassunto di tutto quel che Dio ci ha detto, di tutto quello che dobbiamo fare. Qui abbiamo in questa parabola un messaggio molto importante. Noi siamo debitori verso Dio di un debito immenso. E a volte siamo debitori anche gli uni verso gli altri, ma di un debito molto più piccolo. Allora qui ci viene proprio in luce quel che ha fatto Gesù. Gesù ha detto: non voglio chiedere questo debito, che questo debito sia pagato, ma voglio pagarlo io, questo debito immenso che voi avete con Dio. Voglio essere io a essere tutta obbedienza per Dio, tutto lode per Dio, tutto amore per Dio, in maniera da pagare tutti i vostri debiti che avete con Dio, da pagare tutti i vostri peccati, da cancellarli tutti. E non solo, ha voluto anche pagare i debiti che ci sono tra di noi, i peccati che ci sono tra di noi. E quindi anche per questo è importante perdonare, perché tanto Gesù ha già pagato tutto. Gesù mi ha donato tanto, così tanto, che quello che tu mi togli facendomi un torto è già stato pagato da Gesù. È come se lui mi avesse detto: guarda, ti do 1 miliardo, così se uno ti ruba 100 euro, tu hai già avuto 1 miliardo da me, quindi non ti arrabbiare. Ecco, questo è stato quello che ha fatto Gesù sulla croce. Ha eliminato il debito che avevamo con Dio, ha eliminato tutti i debiti che avevamo tra noi. Oggi ricordiamo Natalia, a 1 anno dalla sua morte, e allora possiamo dire che in qualche maniera lei vive nei suoi figli. Sono loro che continuano un genitore, sono i figli tante volte che continuano un genitore, anche se magari all'interno della famiglia si vedono più le differenze, uno da fuori può vedere certi tratti del carattere, certi modi di fare, certi valori che una persona ha, tante volte ce li ha perché li ha acquisiti dai suoi genitori, che gliel'hanno trasmesso. E questa è anche la più grande eredità che loro ci lasciano, uno stile di vita, un modo di affrontare la vita. È questo che veramente vogliamo portarci dentro, è questo il modo con cui vogliamo ricordarli. E allora questa cosa si può applicare anche a Dio. Ci può essere, come ci può essere un figlio che con i genitori ha un rapporto solamente di farsi servire, di farsi voler bene, e poi fa tutto il contrario dei genitori, non impara dal loro stile di vita. E ci può essere invece un figlio che fa tesoro degli insegnamenti di un genitore. Così ci può essere un credente in Dio che prende da Dio i doni, gli chiede delle grazie, lo prega, ma non vuole vivere come Dio, ma non ha lo stesso carattere di Dio, non ha lo stesso modo di comportarsi di Dio. Ecco qui questo servo. Dio gli aveva donato, pensate, 10.000 talenti, un debito grandissimo. Penso che sia, oggi sarebbe una cifra pazzesca, penso che sarebbe più del debito dell'Italia, che c'è sempre il debito che non riesce mai a pagare. Ecco, penso che sia di più di quello, 10.000 talenti, una cosa
che non ha senso. Eppure quel padrone che rappresenta Dio nella parabola, no? Gliel'ha condonato. Però lui aveva un compagno che gli doveva 100 denari, cioè proprio non c'è confronto. 10.000 talenti, 100 denari, proprio 100 denari, vabbè, saranno 100 euro, sono tanti, però io non sono mica quella roba là. E lui non ha voluto perdonare. Allora questo qui è un credente in Dio che non ha capito Dio. Accetta i doni da Dio, ma non vuole vivere come Dio. E invece il vero credente in Dio è colui che vive come Dio. È colui che fa capire come è fatto Dio. Se tu volessi capire come è fatto Dio, devi guardare Lui, come Lui si comporta, come Lui guarda le altre persone, come Lui parla, come Lui ascolta. Ecco, vedi, quello lì, quel carattere lì è il carattere di Dio. Capisco come è fatto Dio guardando come ti comporti te. Allora vedete che è bellissimo essere cristiani, abbiamo un incarico meraviglioso nel mondo e ringraziamo che Dio ci ha resi degni di fare un po' i suoi rappresentanti, però dobbiamo farlo seriamente, cominciando per esempio dal perdono, dalla misericordia, da avere uno sguardo positivo sugli altri, come ce l'ha Dio, come ce l'ha Dio.